Dovremmo essere live. Ciao Giovanni, come stai? Ciao Francesco, ciao Renata, tutto bene? Chi è che dà un'occhiata se siamo effettivamente live, perlomeno su YouTube? No, su Facebook. Su Scusate, credo Facebook. che su YouTube stasera forse non ce la facciamo. Sì, ci siamo. Ci Ci siamo siamo, su Facebook. perfetto. Bene. Allora cominciamo. Wow, che trucco, Renata. Hai visto? Questo è vero, non è quella sovrapposizione. Bene, bene. Allora, cosa mi raccontate della settimana? Poi commento io perché le ultime oggi non me la posso prendere. No, poi è risolto poi quel No, problemino. no, non ho Ah, risolto. ho capito, Vai, vai, raccontate, raccontate. direi sempre una settimana molto interessante, molte novità e quindi il divertimento non manca sicuramente. Ieri sera un po' di persone della community hanno partecipato a quell'airdrop di Badger, questa realtà che è una DAO in qualche modo, un'altra delle tante DAO che esistono, ha fatto un airdrop e abbiamo partecipato e sono arrivati, diciamo, soldi freschi in qualche modo, una delle tante iniziative della community, quindi molto molto interessante. Infatti invito un po' tutti a partecipare al canale Lab che c'è dentro Discord, dove qua si vanno un po' a trovare tutte queste piccole realtà e opportunità che adesso il mondo cripto offre. Assolutamente molto interessante. Alcune vanno un po' a vuoto, altre, diciamo, portano del valore. Quindi sì, assolutamente molto interessante. Te, Renata, ci sei nel canale Lab? Renata? No, 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 non sono entrata. Ah, non sei entrato, ok. E nulla, quindi anche qui bisogna fare un po' di manovre, quindi collegare il wallet dove hai fatto alcune azioni, tipo partecipato a dei grant in Gitcoin oppure aver partecipato ad altre Spiega, DAO. spiega in italiano. Partecipate ai grant in Bitcoin. Sì, praticamente c'è questa realtà che si chiama Gitcoin, dove tu doni, fai donazioni a idee. Quindi fai donazioni a idee che vengono moltiplicate da questa Gitcoin. Quindi praticamente tu metti 1 euro e loro ne considerano, diciamo, 3-4 euro per ogni euro che tu metti. E questo a uno che non ha mai visto una cosa del genere, cerchiamo di spiegare perché lo fanno, chi è che lo fa. Sì, lo fanno perché adesso sta un po' nascendo questo concetto dove tu investi anche per non avere nessun tipo di ritorno su idee degli altri, perché sai che comunque lo sviluppo di alcune idee, quindi soldi che vanno su idee che porteranno sviluppo nel contesto crypto blockchain avranno un ritorno indiretto in tutto l'ecosistema. Quindi adesso sta andando di moda questo concetto del grant, quindi della donazione. Io ti dono 1 o 2 euro perché so che poi lo sviluppo che tu farai avrà un ritorno sul contesto crypto blockchain. Quindi c'è un po' questa tendenza che è diversa dal crowdfunding, che è diversa dalla vecchia ICO, dalla vecchia ICO, dove tu compravi dei token, ICO, diciamo, sì. che sta per? Initial coin offer, Che sarebbe? quindi la vendita iniziale di token. Quindi nel 2016-17 è stato l'apice di quel periodo dove chi voleva sviluppare, chi aveva necessità di raccogliere soldi nella blockchain, lanciava questa initial coin offer. Vendeva token a fronte di euro, dollari o di ether. Raccoglieva soldi in questo modo qua. E anche lì è stata un'onda, è durata qualche mese.
E adesso ecco, ci sono molti altri modi per raccogliere soldi su idee, tra cui questo concetto del grant, e Gitcoin è una di queste piattaforme che raccoglie un po' queste comunità qui che raccolgono soldi in questo modo. Quindi un'altra delle tante sfaccettature di questo mondo che avanza mensilmente, direi. Noi su Gitcoin abbiamo messo il progetto per la possibilità per sviluppare la parte di feedback, Recensioni. bravo, di recensioni con proprietà del singolo host, del singolo property manager, eccetera. Quindi l'idea dell'evoluzione di Trips di questo periodo è di creare, al di là del portale, che magari diventa un di cui o una cosa magari dove semplicemente possiamo utilizzare delle strutture o delle architetture esistenti che stanno per nascere, creare dei servizi chiamati poi da Luca protocolli che sono a compendio di un semplice portale per creare questa Trips Community, quindi questa gestione del mercato del vacation rental, che poi oramai non è neanche più vacation, quindi del rental, distribuito. Uno di questi servizi è quello che ci permette di mantenere le recensioni di proprietà, quindi registrare le singole recensioni e avere quindi la possibilità di utilizzare portali e il proprio sito, eccetera, e mantenere lo storico. La reputazione è una cosa che ci appartiene, così come l'identità è una cosa che ci appartiene. Sì, cerco di dire due parole in più per aiutare la comprensione. In pratica il Web3, che è quello delle blockchain e delle criptovalute, non si basa più sull'idea di creare dei grandi portali che hanno bisogno di grandi investimenti iniziali e tempo per la progettazione, ma che ognuno col suo progetto crea un piccolo tassello e poi per mettere insieme un portale si prende un tassello di uno, un tassello di un altro progetto, si mettono insieme, si pagano le fee, in qualche maniera si paga l'utilizzo attraverso l'acquisto e la spesa della moneta di quel progetto, di quella community. E così si compone tutto in maniera molto più fluida, dinamica, semplice perché lavori a ogni singolo tassello invece che a un grande portale, che poi, se c'è un'evoluzione, prendi un tassello diverso, lo metti insieme e si evolve molto più velocemente. Un concetto alla Lego Brick, no? Ai mattoncini della Lego. Alla Lego, sì. Comunque è ancora aperta Sì, questo grant, diciamo. è aperta. Adesso vado a vedere. Io cioè su Gitcoin ho fatto l'autenticazione e la mia parte di donazione, insomma. Quindi Come si forse. fa? Come si fa a trovare il link per andare su Gitcoin e fare la donazione, iscriversi. Qual è il. Lo cerco su Discord, però, scusa. Se lo trovo. Perché vedo quello legato a Panvala, che è l'altro progetto col quale partecipiamo. E l'altra, vabbè, novità, aggiornamento della settimana. Non è una novità, ma un aggiornamento della settimana che siamo arrivati a 3.000 membri in community, direi, non tengo il record preciso, ma all'incirca un centinaio di persone al giorno di crescita. Sì, 3.003 in questo momento. Contenti. 3.003. Gran lavoro, eh?
Ottimo, Sì. è un risultato. Sì. E lo dicevamo già la settimana scorsa, abbiamo i canali in inglese, i canali in spagnolo e i canali in cinese che si stanno animando, sempre vedo interazioni. E poi... Sarebbe interessante magari intervistare qualche membro di questa nuova ondata. Lo facciamo senz'altro. Ci organizziamo per la settimana prossima avere un ospite internazionale. Che Eh sì, dite? magari la registriamo, eh? La registriamo, perché sennò Va con bene. gli orari non riusciamo. Correggere la pronuncia, è registrazione complessa. Sì, possiamo fare qualche taglio, dai, se non va tagliando. Ok. Sì, sul canale, sul nostro server Discord, dove c'è più attività della community, c'è moltissimo movimento e c'è anche bisogno di qualcuno se vuole dare una mano, soprattutto sui canali anglofoni, di gestione dei canali, nel senso che c'è spazio Sì, è per fondamentale qualche... partecipare. E poi c'è Sì. questo, ci sono dei canali nuovi che sono praticamente degli airdrop, delle donazioni periodiche di trips per chi ne mantiene un tot in wallet, cioè nel portafoglio. Se tu mantieni, non so, ci sono i canali un trips, 10 trips, 100 trips e 1000 e 10.000 trips. Più ne tieni in portafoglio e più accedi al canale di livello superiore. E più accedi a donazioni, a questi airdrop di trips di valore più elevato. Voi a che livello siete, per mia curiosità? Come, a che livello siamo? Siamo sopra i 10.000. No, no. Io Oh, adesso sto a un trips. Sto oh, oh. A un trips diventando un trips. lì? Sì. Sto a un trips, però adesso devo capire bene, perché non ho ben capito, lo sai, onestamente, Lì qual è il bot praticamente che non è verifica. collegato al wallet di tip, Ok. che è quel wallet interno, ma è tu gli dici proprio l'indirizzo di un wallet che tu puoi gestire su MyEther Wallet, MetaMask, Hardware Wallet, quello che vuoi. Gli dai l'indirizzo. Lui verifica su quell'indirizzo quanti trips sono depositati e ti assegna a livello equivalente. Allora, È qualcosa non è andata facile. bene comunque, È abbastanza perché mi ha facile. Sì, anche a segnato me la prima volta un non ha funzionato, poi l'ho trip. rifatto e è andato abbastanza liscio tutto quanto. Ok. Ah. Io sono a Trips vale 1000.11. Perché io ne ho molti in pool, no? Nell'exchange Trips Ether e lì ne sto accumulando. Perdo Ether, accumulo Trips. E poi gli altri sì, li ho un po' sparsi su vari wallet. E quindi. A proposito, com'è andata la pool questa settimana? Ma Quindi, è stabile, siamo ok. sempre a 11 centesimi a un trips. E c'è un leggero incremento di numero di trips rispetto al numero di Ether. Nel senso che c'è una leggera una spinta alla vendita. Adesso apro la pool. Ecco, È tip CC che ci dà per questi chi vuole dati. vedere, per esempio, la pool, metto qui l'indirizzo, dove posso metterlo? Dimmi se è vero, c'è questo canale che presto su Discord, ti dà il prezzo in dollari di trips, i valori Ether. E la liquidità pool quanto ci sono, e le movimentazioni giornaliere anche. Sì. Ieri erano tre, oggi erano uno, insomma, c'è una movimentazione Dici in abbastanza Discord? buona. Ah,
Discord, sì, Sì, uno dei canali inglesi, sì. price talk, cioè discussione sul prezzo. In pratica, se digiti, ci sono due comandi che puoi dare, dollaro Uniswap e gli dai il codice della pool, oppure ce n'è uno ancora più complesso, mi sembra, che ti dà ancora più indicazioni. Sul Dollaro Payr, no, quello. Uniswap, dollaro Uniswap e Dollaro il Uniswap. E se no c'è quell'altro dollaro Payr sulla coppia, Trips Ether. sì, comunque così si vede un po' l'andamento anche quotidiano, Sì. il valore attuale di Trips, che è sceso rispetto alla settimana scorsa, se non erro era 14, però No, no, era già sì. sceso la settimana scorsa. Era già sceso qualcosina. Ok. Credo che ci sia Antonella. È già lì perché le ho chiesto di essere pronta per eventi. Sarebbe Proviamo. fantastico. Vediamo se arriva. In ogni caso ho guardato uno dei problemi di adesso è che questo il gas delle transazioni tende a salire, anzi in Sì, alcune sì. situazioni a oscillare. Benvenuta Antonella, attiva l'audio che poi ti presento. A oscillare tanto da bloccare le transazioni. E ho letto recentemente anche un post di Antonopoulos, che suggeriva di non andare nel panico, perché una transazione di per sé in fase di congestione come può essere questa di adesso, perché c'è questo boom che improvvisamente il Bitcoin sta salendo, eccetera, diceva che poteva raggiungere addirittura 24 giorni, non ore, parlava di giorni, assicurando che comunque nel momento in cui la transazione veniva immessa, quindi veniva richiesto l'acquisto, la vendita, non sarebbe stato perso in ogni caso. Ovviamente Antonopoulos in questo caso parla Bitcoin, di Bitcoin, rete Bitcoin. perché vabbè, insomma, ha una competenza specifica sull'argomento, quindi comunque non sarebbero stati persi comunque i capitali, insomma, i Sì, fondi. è molto diverso la transazione su Bitcoin e la transazione su Ethereum, nel senso che quella su Bitcoin resta lì in coda e quando i vari miner, server in giro per il mondo hanno esaurito la coda, prima o poi va dentro. Su Ethereum, se è troppo bassa, viene rimbalzata, con il rischio che ti prendono anche una parte del gas che paghi di costo di transazione, e però ti viene rifiutata. Cioè, su Ok. Ethereum io non ho mai visto che resti lì giorni, mentre Bitcoin sì. E in questi termini, per questo motivo Antonopoulos ha suggerito di verificare che tra i propri, cioè che il proprio wallet, permettesse un cambio dinamico del gas in fase di transazione. Infatti io, per esempio, io che guardavo recentemente My Ether Wallet, ho verificato che My Ether Wallet ti permette di partire con un costo di gas di cui sono suggerito possibilmente, ma magari anche al minimo, anche perché le variazioni del gas possono avere dei balzi, dei salti, degli intervalli nei quali il gas è bassissimo e non si riesce, perlomeno può essere complesso prevederne l'andamento. E quindi il wallet che permette di cambiare in fase di transazione il gas che si impegna per pagare quella transazione, è un wallet che dà una certa sicurezza e stabilità. Quindi questo Ether wallet si posiziona bene. Sai che io sono fan di My Ether Wallet più di Meta che di MetaMask. Sì, Comunque. sì, sì. Lo sponsorizzi. Allora, faccio vedere un attimo, questo è un sito che utilizzo io per
vedere l'andamento del prezzo del gas, del costo del gas durante la giornata e capire anche quando è consigliabile impostare una transazione. E, si chiama ethereumprice.org/gas. E ti dice con le zone rosse più o meno scure durante la settimana com'è l'andamento del prezzo del gas. Ovviamente si riferisce a una media di settimane precedenti e quindi ogni settimana può variare, però indicativamente sai che per esempio il weekend è più facile inserire una transazione, è più facile muoversi sabato o domenica rispetto al lunedì o mercoledì, e questo ti dà l'orario in tempo al tempo italiano, al tempo del computer che naviga sulla pagina. È interessante. Puoi ridire l'indirizzo, hai detto, come si chiama? Ah, ethereumprice.org/gas. Ok, torniamo a noi. ho visto Antonella, è apparsa e scomparsa? Ok. Sì. Che volevo dire? L'altra cosa interessante. La community, aspetta. Volevo dire una cosa, lo sai, non mi ricordo più. Mi tornerà in mente, tornerà in mente. Beh, per quello, insomma, aggiornamenti su Bitcoin, secondo me qualche cosa lo possiamo dire. Intanto aspettiamo, la settimana prossima dovrebbe esserci l'aggiornamento su Origin USD, a vedere che cosa succederà e dovrebbero rilanciarlo, perché avevano detto si prendevano 2 settimane. Sì, E sì, poi sì. su Bitcoin era sceso e adesso sta, secondo me, sta lateralizzando fondamentalmente. E ne guadagnano le altcoin, cioè tutte le monete alternative a Bitcoin, nel senso che quando c'è iniezione di capitali, ma questi non vanno su Bitcoin perché è un momento di instabilità, non si sa se sale, se scende, defluiscono in pratica sulle monete alternative, Ethereum e tutte le altre, per poi invece rifluire su Bitcoin quando c'è il pump, quando sale. Sì, poi generalmente quando c'è la grande salita poi crescono tutte, poi tutte si allineano, c'è Sì, questo sì, effetto un sì, sì, po' sì. uno a posto dell'altro, poi quando c'è la grande salita poi sale un po' tutto, però sì, effettivamente c'è questa attesa, siamo tutti un po' in attesa di capire che cosa sta succedendo. Questo sì. Ora, Mi volevo. scollego, scusami Francesco, mi scollego un minuto che vedo di dare una mano a Antonella. Perfetto. E Antonella ci voleva fare qualche domanda? No, Sì, bene. dico partecipa perché ci voleva fare qualche domanda, Ah, no, no, giusto? no, non lo so, non lo so, non lo so. Ah, Ha organizzato Renata. ok. Ah, sorpresa. Interessante. Beh, allora, Senti, sì. ah, no, ti volevo chiedere, vogliamo un attimo raccontare, cioè parlare di DAI ex DAI? Cioè Sì, questa senz'altro. X che c'è che dà fastidio, non si capisce bene cos'è. Sì. Allora, intanto i DAI sono una delle tante stablecoin presenti su rete Ethereum. In pratica, Ovvero le stablecoin, stablecoin, adesso spiego di che cosa si tratta, sono delle monete a prezzo stabile. Nel 99% dei casi una stablecoin equivale a un dollaro, nel senso uno vale uno, una moneta vale uno, con delle leggere oscillazioni che ci possono essere per gli squilibri di mercato, per cui può essere 1,0305 o piuttosto che 0,999.
Le stablecoin, la prima, la più famosa di tutta è la USDT, cioè il dollaro di Tether, e sono state inventate perché per permettere di uscire da Bitcoin e dalle altre monete quando ritieni che il prezzo sia troppo gonfio, perché soprattutto nella fase iniziale di Bitcoin, più si va avanti, più Bitcoin diventa, aumenta di valore, più meno si sente questo effetto, ma soprattutto nella fase iniziale Bitcoin aveva delle fortissime oscillazioni, e quindi per mettersi al riparo da queste oscillazioni, dopo che il prezzo era salito notevolmente, all'inizio venivano venduti Bitcoin in cambio di moneta fiat, cioè moneta di una nazione, dollaro e euro. Ma c'era il problema che le transazioni in entrata e in uscita verso Bitcoin o da Bitcoin verso banca spesso ponevano dei problemi, piuttosto che ancora a volte pongono dei problemi. Quindi si sono inventate le stablecoin, cioè si è inventato il criptodollaro, in maniera che vuoi vendere Bitcoin, non lo vendi su valuta fiat, ma lo vendi su criptodollaro, quindi lo stabilizzi, quando pensi che sia sceso abbastanza vendi il dollaro e compri Bitcoin, stando sempre dentro la rete delle cripto, in maniera da fare transazioni molto più economiche, veloci, senza intoppi e via dicendo. Ci sono tanti tipi di dollari, ci sono quelli che hanno come corrispettivo un dollaro cripto, ha come corrispettivo un dollaro statunitense, oppure altri che hanno come per esempio USDC di Circle Circle oppure o come il Binance Dollar Boost BUSD, oppure ci sono altri che hanno una parte in dollari americani e poi un paniere di altri valori, tipo titoli di Stato americani o oro o altre cose, in maniera da corrispondere a questo valore. E, come per esempio è il caso del USDT, il dollaro di Tether, che è il più famoso di tutti, il più gran lunga il più utilizzato. Poi ci sono delle stablecoin, dei dollari, come nel caso di DAI, che sono che sono generati da un algoritmo, cioè su una piattaforma tutta su blockchain, vengono generati in automatico grazie, e hanno come controvalore il deposito di un altro valore, che può essere Bitcoin, può essere Ethereum, può essere varie altre monete. Quindi, per dire, tu depositi 1500 euro di cripto, ritiri 1000 euro in dollari DAI. E, nel momento in cui il tuo controvalore dovesse sensibilmente scendere di prezzo e non dovesse essere sufficiente a fornire abbastanza garanzie, il tuo controvalore viene venduto in maniera da garantire sempre che ci sia una garanzia sul dollaro che tu detieni. Il dollaro DAI, così come USDT e altri, per quello che riguarda Ethereum, sono sulla rete Ethereum. Il problema qual è? Che per piccole o piccolissime transazioni spesso i costi di transazione della rete Ethereum sono troppo alti, perché possono costare 30 centesimi, 60 centesimi, 2 dollari, 3, 4 dollari, a seconda di quanto è intasata la rete. Quindi microtransazioni su rete Ethereum mainnet sono impossibili. Quindi si sono create queste reti cosiddette di secondo livello, una delle quali forse sta diventando la più nota è la rete xDAI, che sulla quale tu puoi trasporre gran parte delle monete presenti su mainnet, su rete principale di Ethereum. Praticamente cosa succede? Tu blocchi
impegni una moneta in uno smart contract, la consegni a un programmino, lui la prende in consegna e ti dà una moneta equivalente sulla rete XDAI. Quindi Trips, per esempio, è presente sia su Mainnet Ethereum che su rete XDAI, e le microtransazioni come le mance, gli airdrop e queste cose qua, dove ci sono anche parti infinitesime di Trips come regalo, vengono fatte tutte su rete XDAI. Questo per quello che riguarda XDAI e la stablecoin. Poi aspetta che intanto vado a cercare la pagina su come configurare MetaMask, e se intanto hai da dire qualche cosa su DAI, XDAI. No, è sicuramente, come hai detto tu, è interessante perché paragonata alla mainnet a fee molto più basse. Ovviamente se la guardiamo nel totale, a livello di sicurezza, sicuramente XDAI è molto meno sicura di una rete Ethereum attuale. Quindi, diciamo, adesso è più veloce, leggermente meno sicura. Nel momento in cui tutti passeranno dalla mainnet a XDAI, ovviamente XDAI tornerà intasata, e quindi un po' un gioco di travaso da una chain all'altra. Questo è un po' il tema. Adesso sicuramente la gente fugge dalla rete principale per trovare più facilità nelle cosiddette side chain, cioè queste chain parallele sicuramente più veloci. Antonella è in attesa. In ogni caso, ricordiamo che chi durante la diretta compila il modulo, che prontamente qualcuno riuscirà a mettere come link su Facebook, per esempio, potrà ricevere TRIPS, o meglio X-TRIPS, perché fornendo il proprio indirizzo del wallet, il proprio indirizzo su di XDAI, si potranno transitare i TRIPS. Benvenuta Antonella, sono contenta che tu sia riuscita a essere con noi. Dimmi che ci senti, che parli. Pronto. Ciao Antonella. Allora, intanto per compilare il modulo e richiedere i TRIPS gratuiti che vanno richiesti entro il tempo della diretta, quindi dalle 9 alle 10 di sera, basta andare su tripscommunity.com/it e andare su i TRIPS, acquista, e poi lì in quella pagina si trova richiedi i tuoi TRIPS. Adesso prontamente metto il qui richiedi i tuoi TRIPS. Antonella, vedrai che ci riusciamo. Ho provato a mandare un messaggio diretto, non ho capito se ci sente. In questo momento, Antonella, sappi che vediamo un computer, l'iPad, non so cosa stiamo vedendo. Speriamo di farcela. Comunque Antonella aveva una... Io spero che lo faccia lei. Tanto ve la presento Antonella, per chi non la conosce. Antonella è una nella TRIPS community per me da sempre, perché perlomeno dal 18, è dal 18 che io sono, l'ho trovata subito. È sempre stata molto attiva, soprattutto nella fase iniziale, dove con TRIPS Community si definivano quali potevano essere i criteri per la partecipazione a questo portale distribuito per le prenotazioni. E con Antonella abbiamo fatto delle grandi discussioni nel definire, discussioni chiaramente costruttive, per definire quali fossero i criteri dell'host, quali fossero i criteri di pubblicazione di una singola proprietà, quindi qualità delle foto. Le foto devono essere autoesplicative, devono quasi togliere la necessità di spiegare dove sono gli oggetti per la casa e così via. Poi Antonella è un architetto, quindi ha questa capacità. Come me. Esatto, ha questa capacità di
rendere un luogo di una bellezza, magari costruita. Ecco, per esempio c'era lo studio per vestire gli appartamenti in fase di presentazione, eccetera, eccetera, perché far vedere un luogo vuoto e inabitato non è sempre semplice, quindi dare quel tocco e quel senso di... Però ci vedo in difficoltà perché non riesco a comunicare ancora con Antonella, adesso magari mi riscollego e provo a richiamarla per telefono, vi lascio un attimo ancora voi due. Sì. Bene. Ok. Beh, allora, una cosa da spiegare per chi viene da fuori dal mondo cripto è anche questa. Si diceva prima che il mondo cripto, diciamo, è il web 3, è quello delle community e della partecipazione, diciamo, diffusa, decentralizzata. Questo è vero anche negli exchange, i nostri cambiavalute, cioè per cambiare da una moneta all'altra. Ci sono due tipi di exchange, quelli centralizzati, quelli gestiti da una società come nella vita reale alla quale siamo abituati, dove andiamo in un posto, gli diamo dei soldi, loro hanno dei capitali da parte, prendono questi soldi, ci danno dal loro portafogli nell'altra valuta, ci danno l'ammontare corrispondente trattenendo una quota. E questi sono gli exchange centralizzati, quindi ci sono i più noti, Coinbase, Kraken, Binance. Questi sono i più noti, ce n'è una miriade. C'è anche The Rock Trading in Italia. The Rock Trading, sì. Per chi volesse mantenere un conto depositato in Italia. E poi ci sono la novità del Web3, gli exchange decentralizzati, che sono fatti dalla community, cioè io e te e tutti quelli che vogliono e che hanno entrambe le monete le mettono a disposizione, creano due vasche di liquidità e chi vuole usufruire del servizio prende da una vasca e cede, mette i soldi corrispondenti nell'altra vasca. Cioè io, non so, voglio dollari e butto dentro euro, quindi prendo i dollari e butto dentro gli euro, e queste due vasche quindi hanno dei livelli variabili il cui valore all'istante, nell'istante della transazione, è sempre pari. Cosa succede? Che poi può essere che il dollaro o l'euro successivamente salga di valore o scenda di valore, e di conseguenza la pool di liquidità, questa vasca di liquidità, queste piscine di liquidità possono avere un guadagno piuttosto che una perdita, nel senso che mettiamo che le persone abbiano venduto molti dollari e la piscina di liquidità sia più carica di euro piuttosto che si sia svuotata di dollari e sia più carica di euro, e mettiamo che l'euro domani scenda di prezzo, chi ha messo la liquidità ci perde. Se l'euro salisse di prezzo, chi ha messo la liquidità ci guadagna. E chi mette la liquidità perché lo fa? Perché guadagna il 3 per 1000 su tutte le transazioni, sul valore delle transazioni. Una delle pool più note è Uniswap.exchange, per quello che riguarda la mainnet di Ethereum. Un'altra pool molto nota è SushiSwap, di cui però non mi ricordo l'indirizzo preciso, adesso lo vado a vedere. E invece, ovviamente per collegarsi a questi exchange bisogna collegare sempre il wallet. Certo, certo. La prima cosa che ti chiede quando apri la pagina è: tu chi sei? Cioè, fammi vedere il tuo wallet, che cos'hai, che cosa metti a disposizione, cioè qual è la tua disponibilità per ragionare di mettere una liquidità? Perché se hai
non so, Ether e Sushi, ti dice va bene, puoi partecipare alla pool Ether Sushi, non puoi partecipare alla pool Ether USDT, per esempio, Ether dollaro, eccetera, eccetera. E invece SushiSwap, l'indirizzo è sushiswap.fi, cioè fi come finance. E invece su rete XDAI la pool più nota è HoneySwap, honey come miele in inglese, honeyswap.org, HoneySwap. Lì è Ok, presente Antonella, come mi sembra che pool. abbiamo sentito un po' di audio. Sì, però devi spegnere il video su Facebook perché sennò c'è il ritorno. Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Sentiamo l'andata e il ritorno del video, Sì, due volte lo sentiamo. devi spegnere, ecco, esatto, ok, Ecco, mi perfetto. Sì, sentite? sì, sì, sì. Perfetto, ce l'abbiamo fatta, è Bene. incredibile. Ciao Antonella, piacere. Benvenuta. Ciao! Aspetta, abbiamo perso il Ma sì, ma video. siamo Cioè, colleghi io e siamo colleghi. te? Ma è incredibile! Sì, incredibile. Ma dove ti sei laureato? A Venezia. Ah, beh, no, io a Roma. Che bello, Venezia, beato te. Oh, sì. Senti, eh? Senti, no, allora io ero qui perché. Aspetta un secondo solo. L'abbiamo persa. Allora, dicevamo oggi pomeriggio con Renata che il discorso della pool di Trips, no? Sì. Allora, secondo me, io sono la prima a dirlo, ma un sacco di altra gente non ha capito bene come funziona e potenzialmente noi potremmo raddoppiare, se non triplicare, le pool se riuscissimo a fare una divulgazione elementare di come funziona il meccanismo. Nel senso che se io lo capisco e mi è chiaro, me ne posso anche occupare io di farlo. Questo, magari fare una presentazione con Canva su tutti i passaggi da fare, magari scrivere 3-4 concetti importanti del perché va fatto, quali sono le convenienze, e poi procedere con la parte operativa e far vedere come si fa. Ok. Io ci Ne provo, pensi? se vuoi condivido lo schermo e lo faccio vedere, è Non lo so se molto stasera abbiamo semplice. tempo, no, non siamo fuori tempo? Abbiamo tempo di farlo? Beh, ci vogliono 5 minuti per vederlo. No, nel senso che, ecco, dire bene quali sono i passaggi da fare per fare la Sì. pool e poi, ecco, condividerlo, cioè comunicarlo almeno, non dico al core, perché magari il core lo fa, ma alla maggior parte dei partecipanti di Trips, anche perché ho sentito che siamo in 3.000, quindi Sì, alla fine siamo in 3.000, sì. si può. Sì, Molti, la maggior parte anglofoni, saremo penso 600 italiani. beh, intanto ci occupiamo di 600 italiani, che non sono pochi. Sì, Poi sì. magari lo traduciamo anche in inglese, insomma, non credo sia particolarmente, ma forse gli anglofoni lo sanno già come si fa. Sì, perché gli italiani vengono dal mondo del vacation rental prevalentemente, Infatti. cioè sono quelli dei primi convegni e giri per l'Italia Sì. di Lucca, mentre questi sono tutti smanettoni che vengono dal mondo cripto, quindi. Esatto. Senti Giovanni, piuttosto volevo mettere un pochettino in chiaro quali sono gli sviluppi, le evoluzioni che si sono poi messe in evidenza sul discorso del progetto TRIPS, perché infatti anche come prima avevate accennato, noi eravamo partiti con il vacation rental.
Poi è successo il Covid e diciamo che il progetto ha cominciato ad approfondire un aspetto diverso, sempre essenziale del progetto ovviamente, però abbiamo messo in stand-by un po' il discorso del rental, del vacation rental in questo momento e ho visto che poi alla fine ci siamo un pochino tutti quanti riversati sull'approfondimento delle cripto, diciamo, no? Che è la parte... la parte che costitutiva del progetto, non è una parte secondaria, però inizialmente noi non parlavamo di cripto, no? Come ti diceva appunto Renata nel 2018, quando ci siamo abbiamo fatto la prima riunione a Monte Carlo di Lucca, noi parlavamo di tokenizzazione del progetto, ma in una maniera molto superficiale, perché eravamo più presi, più attenti al discorso del portale delle prenotazioni, no? Mentre invece adesso si è un pochino ribaltata la cosa, perché... Allora, ecco perché. Non so, se segui il canale Discord vedi che ogni settimana si fa un'enorme fatica a starci dietro, sembra... Cioè, passare una giornata in Discord e nel mondo cripto, per tutte le novità che vengono fuori, sembra di vivere un mese. Sì. Di vita del mondo fuori, no? Fuori non succede... quasi niente. Nulla, a parte i decreti, a parte i decreti che si aggiornano uno dopo l'altro, ma a parte quello, e invece nel mondo cripto è un tripudio di fiorire di progetti. E quindi rispetto a 2 anni fa, quando per esempio io ho conosciuto Luca 2 anni fa, no? Penso di essere uno degli ultimi entrati nel core di Trips, e è cambiato il mondo, c'è Uniswap, c'è la rete xDAI, ci sono tutti questi grant, Gitcoin, Panvala, Bright ID, ci sono queste community che stanno venendo fuori, cioè il concetto anche che 2 anni fa non esisteva, era tutto di là da venire, che vanno incentivate le community fatte da persone, cioè dove c'è un algoritmo, c'è un metodo per verificare che dietro c'è una persona, non un insieme di bot, di computer che fanno, non so, delle richieste in automatico, eccetera. E quindi anche questo come contrasto alla crescita di Bitcoin, dove io guadagno Bitcoin se metto migliaia di computer a fare i calcoli, fanno il mining e guadagno di conseguenza, no? A mo' di impresa. E cioè, questo è a contrasto, cioè ogni persona vale un punto, e quindi per esempio su Gitcoin c'è il grant, non importa se tu versi, cioè una persona versa $10,000, vale infinitamente di più se 100 persone ne versano 10, perché valgono le persone. Allora questa cosa qua, ma anche 6 mesi fa era impensabile, cioè... Ah. Prova a pensare, i nostri canali spagnoli hanno 1 settimana, i canali cinesi hanno 2 settimane, i canali inglesi hanno forse 2 mesi, ok? 2 mesi fa eravamo a 600 persone, adesso siamo a 3000, come dire, il tipo di evoluzione che sta avendo, anche perché stiamo entrando in bull run. E penso che l'hai già vissuta 2017, no? Fine 2017, la bull run, che cosa vuol dire, e probabilmente sarà forse non un livello di crescita uguale al livello di Bitcoin, come valore di Bitcoin, però come massa monetaria penso che sarà molto più forte e, in ingresso sulle cripto, e questo... Diciamo, bisogna un po' seguire questi trend, quindi se dopo 2 anni che fondamentalmente Luca ha girato l'Italia per raccogliere adesioni tra gli host e mettere insieme un portale, le adesioni erano a 600 persone e nel giro di 2 mesi ne arrivano altre 2.400 con un tasso di crescita di 100-120 al giorno, beh, vuol dire che è quello il trend che va seguito, cioè è un segnale, certo, molto forte. Questo non vuol dire che non si creerà il portale,
Però No, no. la tendenza che si vede oggi è quella che si vede su altri progetti tipo Gnosis, Aidena, Kleros, eccetera, è quello di creare dei pezzettini, cioè è un patchwork dove ogni community crea un pezzo e lo mette a disposizione. Poi vuoi usare quello smart contract, quella funzione? Mi compri la mia moneta e me la spendi quando utilizzi quello che io ho messo in piedi. E così va avanti la community, si ottengono delle risorse, si possono pagare gli informatici per fare delle altre cose. L'altra cosa è perché stiamo spingendo sul fatto di avere una pool. Di essere presenti su Uniswap e su HoneySwap per RTX DAI per dare un valore al TRIPS. Esatto. Prima TRIPS non aveva valore e No. quindi non si sapeva quando Luca ti faceva una donazione di 10.000 TRIPS, non sapevi, no? Se era tanto o poco. Sì, Adesso certo. ha un prezzo preciso. Lo puoi vendere, lo puoi accumulare. Questa è una cosa molto importante. Quant'è? 30 centesimi di dollaro, un trips? 11. 11 11 centesimi? centesimi, Ok. sì. Quindi secondo te con il TRIPS ci si potranno fare delle altre transazioni che esulano dal discorso del vacation rental oppure sarà sempre un token legato al Sarà discorso un del... token sicuramente legato. È come prendi Origin, per esempio, è il progetto a cui ci siamo affiancati per lungo tempo, no? Che ancora sosteniamo. E loro sono partiti con l'idea di fare il marketplace e poi quell'idea l'hanno accantonata e hanno creato il D-Shop in maniera che tu ti puoi mettere in piedi il tuo sito per la vendita di prodotti e servizi e incassare in cripto. Tu puoi incassare in Origin oppure ovviamente in stablecoin tipo DAI, USDT o altro, perché non è che ti possono vincolare. Però questa cosa crea una funzione di servizio al tuo token. E penso, non ne abbiamo parlato, nel senso che è ancora prematuro, l'anno prossimo sarà completamente diverso, no, rispetto a come è adesso. Però questa cosa crea possibilità di servizio. È come il tuo token diventa come un gettone. Se vuoi fare alcune cose particolari, utilizzi il mio gettone, se no vai da un altro fornitore di servizi. È Certo, come il buono pasto in un certo senso, no? come il Buono buono di pasto, sì. È carburante, come il sì. gettone telefonico di una volta, sì, è quello. Esatto, quindi è quello Il lì. buono pasto lo puoi senz'altro spendere anche al supermercato per comprarci. Sì, tutti lo spendevano al Sì, supermercato. però fondamentalmente nasce come buono pasto. Sì, però era un token, nel senso che le Sì, è un persone... token, sì. Alla cassa vedevo Sì. che continuano a tirar fuori questi pezzetti di carta con il quale si pagano la spesa, Sì, capito? Quindi sì. quello è. Per cui il TRIPS, se lo vogliamo accomunare ad un buon pasto per far capire bene il concetto alle persone che È non un sono gettone, particolarmente. è un Sì, gettone. però io con il buon pasto, eventualmente con il TRIPS, potrei anche pagare un taxi un giorno. Assolutamente sì. Non è detto che il taxi ti accetti i trips, nel No, senso però se c'è una sarebbe convenzione. fantascienza, però diciamo che tu sul tuo wallet lo puoi convertire in automatico con una fee del 3 per 1000, quindi poco importa, il passaggio istantaneo e quindi lo converti e lo spendi. Sarà difficile che il taxi ti accetti il trips. Però questo non lo sappiamo cosa sarà domani. È Ma molto più questo probabile dipende. che sia l'appartamento a locazione turistica che ti accetti il TRIPS, quello sì.
perché Sì, probabilmente certo. lavoreremo con convenzioni, agevolazioni, eccetera, perché questo accada. Sì, ma tanto è soltanto una questione di convenzioni, perché se c'è una rete di taxi, per esempio, che è interessata ad entrare in un certo circuito, loro possono dire ok, mi conviene, accetto i trips anche per fare le Sì, corse, devi avere una massa perché, critica. perché devo entrare, voglio entrare in quel giro lì, per cui so che, cioè, tutti i tuoi clienti, se sanno che io prendo i trips, acquistano, comprano una settimana a casa tua con i trips, sanno che se vado io a prenderli all'aeroporto continuano a pagare con i trips. Sì, E quindi io lavoro. è anche probabile che la community degli host generi una moneta per gli host e la community dei tassisti generi una moneta per i tassisti. Sì, però è faticoso. Ah, ma è probabile che sia così. Non lo so, comunque questo è potenzialmente potrebbe accadere senza nessun problema, per cui credo che non ci sia, che non sia questo il fatto. Adesso la questione invece della pool, che noi volevamo cercare di renderla popolare, questa pool, perlomeno nella community degli host, che non sono ferrati su questo argomento e che quindi rinunciano anche a capirci perché tanto non capiscono nulla, sono tutti convinti di non essere in grado di capire e quindi lasciano perdere. E quindi in questo modo noi perdiamo anche una possibilità importante di far accedere un numero importante di persone a questo tipo di operazioni che esulano proprio dallo stretto argomento del vacation rental, no? E per cui, per esempio, anche oggi come oggi, la maggior parte degli host sono convinti che passato il Covid si ricomincerà a lavorare come prima. E questo è un altro argomento, per esempio, importante da affrontare perché in realtà non è così, non si lavorerà più come prima perché, come diceva giustamente Renata prima, non è più un vacation rental, è un rental punto. Sì. Per cui, sì, Sì, quindi, sono d'accordo su ma questo. rental vuol dire affittare per brevi periodi, affittare senza avere di mezzo le agenzie immobiliari che ti chiedono la mediazione e quindi affittare in un modo anche in maniera molto più conveniente, più snella, più dinamica, velocemente da un sito internet, punto e basta. Come si prenotavano 3 giorni, Senza adesso. intermediari, senza costi di transazione, sì. Esatto, oggi come tu prenotavi prima un weekend a Londra, dopo il Covid probabilmente con le stesse modalità prenoterai 3 mesi, 6 mesi, un anno a New York, a Roma piuttosto che a Sì, Parigi. e con una garanzia anche migliore rispetto a quella presente, nel senso che nel momento in cui tu vieni a casa mia e mi lasci una recensione, quella recensione è legata al mio wallet, il quale è legato alla mia identità. Quindi Sì. non è possibile cancellarla, cambiare account. Almeno che io non cambio il wallet, ma questo è ancora più difficile che cambiare account su Airbnb, per dire, no? Io non so, faccio il bidone a 3-4, non mi va male mi va male inizialmente a 3-4 ospiti e faccio un account nuovo su Airbnb. Questa cosa Certo. sulla blockchain è più difficile perché con quel wallet ci sono sopra i fondi, l'ho abbinato a una serie di applicazioni, l'ho legato a una serie di applicazioni e quindi è più difficile da cambiare. Quindi probabilmente le review, le recensioni che avrò un domani su blockchain saranno ancora più valide rispetto a quelle di oggi. E non solo, vedrò l'equivalente delle recensioni di Airbnb, l'equivalente delle recensioni di Amazon, di Booking, di TripAdvisor, eccetera, tutte quante insieme, perché Sì. sono io me le esporto su blockchain e sono tutte lì legate al mio account. Quindi tu mi dici che la recensione è legata al wallet? Sì, legata al wallet, sì. Il Perché il wallet è wallet è praticamente la praticamente. tua identità sulla blockchain. Se non hai il wallet, non puoi fare nulla di tutto quello che è pool, token, Ok. Ma io non token. posso avere tanti wallet, però? Tu puoi avere infiniti No. wallet e tendenzialmente, intanto questa è una complicazione perché devi essere molto attenta a
sapere per che cosa usi ogni wallet. È come dire, tu quanti conti correnti bancari hai? Uno, due, Sì. tre, qualcuno, quattro. Adesso vorrei sapere quanti in Italia hanno 10 conti correnti. Magari qualcuno ce l'avrà anche 100, però incomincia a essere una cosa difficile, no? Quindi i wallet sono infiniti. Mano a mano che aumenti il numero di wallet che gestisci, aumenta la complessità nella gestione e la tua attenzione che devi dedicare a questa cosa. Quindi va a Ok. finire in pratica che tu utilizzi un wallet principale dove fai gran parte delle azioni e poi magari ne avrai altri 2, 3, 4, 10 al massimo che ti servono per fare altre cose. La presenza su Ok. altri portali, altre operazioni che non vuoi far vedere sul wallet principale, eccetera, eccetera. Ok, quindi se uno ha, per esempio, ha due, tre case che mette sul portale, sarebbe buona norma legarli ad un unico wallet in maniera Penso tale proprio di che sì. tutti coloro che ti scriveranno le recensioni sulle 3-4 case, tutto quanto si legherà a quel wallet specifico. Ragionamento che fai su Airbnb senza però il vincolo che ti impone Airbnb. Nel senso, tu immagina di avere un appartamento a Roma, uno a Firenze e uno a Venezia. Cosa fai? Li gestisci con un unico account o crei tre account? Su Airbnb, Su vabbè, su Airbnb sei Airbnb più o meno costretta a gestirli con un account, ma se con un anche non ci fosse questa account. costrizione, Vabbè, comunque un account. comunque un account è la stessa cosa con Sì. i wallet. Sì, perché sì, ma certo. Sicuramente è Sì, così. perché comunque Però sì. in teoria, diciamo, tu puoi avere anche un wallet, quindi presidio MetaMask, che gestisce anche più, diciamo, sotto wallet. Quindi in teoria se Sì. tu hai una gestione oculata delle tue spese tra incassi e uscite, in teoria potresti avere, diciamo, un'applicazione che ti gestisce più wallet, ogni wallet un appartamento e tu sai puntualmente quella casa quante entrate e uscite hai, quindi in realtà Anche sì. potrebbe Sì. essere più utile avere più wallet, una per ogni appartamento, per No, fare una però si gestione faceva più il discorso puntuale. delle Sì. recensioni, cioè se tu hai un unico wallet, tutte le recensioni che vengono fatte su di te vengono viste da Sì. tutti, a prescindere dall'appartamento che prenotano, Sì, no? questo Quindi è è. Posso meglio. dire che ci sono anche sistemi che poi ti mettono insieme più wallet, quindi alla fine ci saranno sicuramente sistemi che metteranno insieme più wallet e ti faranno vedere un layer secondario dove vedrai le recensioni di tutti No. questi sotto wallet, Sì, quindi può essere un vantaggio o svantaggio, nel senso, se tu hai un appartamento di fascia bassa e ne hai altri di fascia alta, probabilmente conviene gestirli su gestirli wallet là. diversi perché il tipo di Ah. recensione sarà diverso e quindi non le mischi. Certo, sì, ok, e questo d'accordo. Però ecco, questi passaggi qui che magari per voi possono sembrare elementari, per la maggior parte degli host non lo sono affatto ancora, perché sono tutti quanti molto indietro su questo. Perlomeno io parlo, secondo me, anche perché gli host in realtà sono persone che hanno un'età media sopra i 40. Sono pochi quelli giovani particolarmente ferrati su questo. Più delle volte hanno ripiegato su questo tipo di attività perché magari la loro attività principale è andata male, no? E quindi si sono un po' Ah. reinventati il discorso dell'host. Poi piano piano si sono trovati ad acquisire una certa professionalità e quindi hanno detto: no, va bene, questa diventa la mia attività principale. Però magari hanno anche aderito a TRIPS. Presi da questo futuribile, no? Che sembrava una cosa interessante, ma poi si sono arenati, nel senso che non riescono a stare al passo delle evoluzioni velocissime del mondo delle cripto. Quindi, secondo me, si è generata un'esigenza, che forse anche se non è esplicitata, però secondo me c'è, di poter essere edotti in maniera un pochino più elementare su quelle che sono le evoluzioni in essere, ma soprattutto quali sono proprio i passi elementari da fare,
dall'inizio, ecco, perché altrimenti... Ma penso che l'abbiamo spiegato tutte, ogni puntata in pratica, quasi ogni puntata. Lo so, però, non lo so, io vi seguo, però capisco... Cioè tu suggerisci qualcosa di più visivo? Guarda, io quello che voi dite riesco a seguirvi più o meno tutte le settimane. Quando voi parlate in diretta, io vi seguo in diretta, io vi capisco. Però poi quando mi trovo da sola non riesco. È che bisogna farlo. Esatto. E se c'è qualche dubbio, magari anche chiedere. Però bisogna farlo. Cioè, io non posso spiegarti negli anni 90... come funziona una mail e a che cosa serve una mail e tu mi stai solo ad ascoltare, perché non lo capirai mai. È come se io ti volessi spiegare cioè se io volessi spiegare a un aborigeno sperduto nella foresta amazzonica che cos'è il denaro, se lui non avesse nessun concetto del denaro, no? È una cosa, diciamo, sicuramente astratta rispetto a ciò che afferriamo e mangiamo e utilizziamo, però di fondamentale importanza. E così anche l'email non aveva valore finché non abbiamo capito che arrivava in tempo zero, non costava nulla, non dovevamo muoverci di casa o dal computer, dall'ufficio, e infine potevamo mettergli anche gli allegati e poter mandare la stessa cosa con ricevuta di risposta, no? Cioè, aveva una serie di funzioni. È chiaro, le prime mail, quando c'era una lista di tutte le mail presenti a livello mondiale e ci metteva 24 ore per arrivare la mail dall'altra parte del mondo, erano in pochi a usarle e aveva poco senso. Però dopo le cose si evolvono e sicuramente la strada è quella della blockchain e delle cripto, perché certo, praticamente con le cripto si passa da un denaro che nasce cartaceo e poi viene adattato con sovrastrati, carte di credito, conti digitalizzati, eccetera, a internet, ha una moneta che è nativa digitale. Sì. E quindi è molto più, funzionale, ma anche ha possibilità di espansione, possibilità di sviluppo, perché nasce già su e per internet. Certo. E quindi... È come se ti dicessi, sai che a fine anni 90, no? Sai che fra 10 anni i libri si venderanno su internet? E tu mi dici, ma che serve comprare un libro su internet? sì. No, sicuramente. No, sono d'accordissimo. Infatti, devo dire che... Però non è facile tenere la massa, diciamo, interessata alle evoluzioni, perché è talmente lontano dalla massa che la massa non è interessata ancora. È chiaro, ma non deve interessare tutto. Non deve interessare tutto. Bisogna... Però le persone di Trips, sì. Cioè, Trips vuole essere un punto di riferimento di questo, ecco. Questo è importante. Cioè, non per pochi, non per un'elite, ma perlomeno per una comunità specifica che è quella degli host. Sì, allora, è un lavoro che non può fare Trips da sola. No. Le cripto arriveranno alla massa e arriveranno tramite Bitcoin come porta d'ingresso. Ma fra un po' di tempo, ci vuole ancora un po', secondo me, no? Io penso che l'anno prossimo Bitcoin passerà, ma questa è una mia stima, non sono professionista di settore. Allora, attualmente sta a circa $20,000. Secondo me l'anno prossimo, 2021, arriverà tra i $100,000 and $300,000. Quando succederà questa cosa? Durante il 2021 sarà la corsa a comprarsi un pochino di Bitcoin. Tutti quanti. Ovviamente... È registrata questa puntata. Questa puntata è registrata. Ma... Siamo al 4 dicembre del 2020, ore 10:10. Esatto. Ma non temo, anno, non temo smettita. Santa Barbara, tra l'altro è anche Santa Barbara, quindi attenzione. Oh. quindi in sostanza tu stai dicendo comprate adesso i Bitcoin. No, assolutamente, anno, non sto dicendo niente. No, certo, lo so. No, quello che possiamo suggerire è aprite i wallet. Cioè, il primo passo è aprire un wallet. Ma io da mo' che ce l'ho il wallet, ce n'ho pure più di uno, capito? Però dopodiché, cioè,
Volevo cominciare anch'io a mandare la prima mail, nel senso, non lo so, non so come si potrebbe organizzare questa cosa qui, perché non lo so, bisognerebbe fare una call in diretta dove tutti si collegano, la maggior parte delle persone cominciano a fare, mentre c'è uno che parla, gli altri al computer fanno quello che dice, quello che parla. Non lo Tieni so. Presente che... adesso dico una cosa cattiva, ma forse se non ti interessano gli investimenti, se non hai paura riguardo al tuo futuro economico e al futuro dell'euro e al futuro dell'economia, diciamo, della tua nazione o dell'Europa, non hai nessun interesse ad aprire un wallet, cioè perché dovresti comprare Bitcoin o utilizzare Bitcoin o Ether, sì, eccetera? Cioè, ha pochissima applicazione nel mondo. No, non ha... Non ne ha nessuna. No, non ne ha nessuno. Altro che applicazioni finanziarie. Quindi sì, se non sei una persona abituata a ragionare di investimenti, di mettere da parte dei soldi, come alloccarli, come diversificare gli investimenti, eccetera. Questa roba ancora non ha applicazioni. Ancora in effetti non ci affitti la casa, magari riesci ad affittarla entrando in chat, in community, eccetera, riesci a trovare qualche cosa, ma non è una roba che può avere un grip sulla massa. No, ma anche perché tra l'altro hanno costruito ad arte dei grandi pregiudizi su questo. Certamente, per cui chiunque dice: ma che scherzi, assolutamente una truffa colossale. Perché devono entrare prima i sistemi bancari per vendertelo. Esatto. E quindi la massa è terrorizzata, certo, in realtà, da questo, certo, argomento, non se ne deve neanche parlare, tra, certo, le altre cose, certo, perché sono molto truffe, mal visto, certo, molto 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 male, sì, sì, molto mal visto, quindi... ma io lo sperimento tutti i giorni. Ti prendono per scemo e quindi tu rinunci anche a parlarne. Quindi ecco, probabilmente anche all'interno di TRIPS potrebbero esserci anche delle posizioni di questo tipo, eh? Non è mica detto sì, che tutti sì, siano sì, poi... Beh, ma sai, chi ha ragione alla fine è come... C'era il monaco seduto sul bordo del fiume, no? Ad aspettare. Nel senso, la ragione ti arriva alla fine, non... No, ma certo... Ma sì, per forza. Se quella è la strada e sei convinto, certo, che la strada passa di là, vai avanti. No, no, ma infatti ti dico, secondo me, ecco, potrebbe anche essere un'idea intelligente, magari, ecco, ritrovarsi tra chi la pensa nello stesso modo e anche darsi delle informazioni, delle spiegazioni, non lo so, cioè... E in questa maniera qui si crea anche del valore, perché poi nel momento in cui sempre più persone cominciano a dire ma in effetti questa cosa non è poi tanto becera, esiste sempre un core molto preparato che è in grado poi di dire agli altri che cos'è, come funziona, come ci si deve muovere, ecco, perché in questa maniera tu crei anche una forza, no? una massa critica molto importante. Perché la gente purtroppo da sola non si va a istruire, sono molto pochi quelli che si istruiscono da soli. Ma poi è complesso, diciamo, poi è complesso, come sì, dicevi te all'inizio, si è partiti da un settore con delle persone specializzate in un settore, quello del vacation rental. Poi è successo quello che è successo, quindi quel settore lì è andato un po' dentro una nuvola, diciamo, dentro le nebbie. E sono entrati molte persone del settore parallelo a questo, che è quello del mondo cripto, ok? Quindi adesso troverai delle informazioni molto specializzate verso quell'aspetto lì, che ovviamente dice, ma io faccio vacation rental, quelle cripto che c'entro, quindi prima o poi però questi due mondi a un certo punto torneranno insieme, perché l'uno vedrà l'importanza dell'altro. Certo. Adesso è una fase in cui per svariati motivi chi stava nel vacation rental si trova un po' perso, dice vabbè, ma io che c'entro qui, parlo di airdrop, di token, di monete, ma esatto, io che ci faccio queste cose qui.
È lo stesso magari di chi vedeva all'inizio parlare di TRIPS molto collegato al mondo vacation rental, no? E diceva, ma sì, ma quando lancerete il token? Quando il token avrà un valore? E loro dicono, vabbè, non accadrà mai. Quindi c'è stata un po' questa evoluzione qua, ma io penso che nel giro di forse sì, qualche anno alla fine questi due mondi, come l'esempio che dicevi te, no? Avrò un wallet per ogni appartamento, cioè questo concetto qui poi tornerà ad unirsi. Adesso è una fase in cui c'è questa spinta verso questa parte qui, che è lontana dal mondo vacation rental, quindi giustamente uno si trova scollegato. Ma come mai sì, in un modo ci troviamo in un altro mondo? Ma secondo te il collegamento materialmente come potrà realizzarsi fra un anno, due, quello che sarà? Cioè un collegamento che per realizzarsi dovrà comunque trovare degli agganci, no, pronti ad essere incastrati, ma per preparare l'aggancio ti bisogna fermo, che ci sia... Ti fermo, Bella, scusami, ti fermo. Sì. A concludere un attimo perché in questo momento ho il ruolo del tempo massimo. Dopotutto noi in TRIPS stiamo giocando, è un meccanismo di gaming, il meccanismo delle airdrop, il meccanismo della swap, della pool, cioè, e questo è un modo molto, molto furbo per iniziare a appunto a giocare, a provare, a fare micro transazioni, a vedere quali sono le problematiche, a prendere un po' la mano con gli strumenti. Iniziamo ad andare sulla bicicletta a rotelle. Uh-huh. E ci stiamo giocando, perché è un ottimo modo per iniziare. Nessuno di noi sta giocandosi il suo futuro economico. Viceversa, molti di noi, ovvero quelli che provengono dal vacation rental, lo vedono in pericolo il futuro economico. Quindi è fondamentale che noi ci troviamo, cerchiamo degli sbocchi. Magari lo sbocco per dopodomani è quello del mettere il certificato sulla pulizia, ma non serve, cioè è un mondo che cambia, e cambia non in due anni, molto meno tempo. Molto meno tempo, guarda, bisogna correre. Allora, adesso mutiamo i microfoni e lasciamo la sigla di chiusura. Sì. Allora. E comunque, poi vabbè, sono tutti argomenti che poi riprenderemo, no? Piano piano magari. Certo. Grazie del feedback però, Antonella, grazie. Sì, assolutamente. Sì. A venerdì prossimo. Buona serata. Ciao. Ciao. Ciao.